Questa è una fragola gnegne, metto ancora un pochino, specie di cialdone. È primavera, tempo di fragole, la prima cosa che ti viene in mente è la cheesecake alle fragole. E oggi ti do la ricetta canonica e base e poi ti do anche tutte le piccole varianti che si possono inserire ma senza esagerare. La facciamo un pochino alta. Ci servono 250 g di biscotti, di quelli che si sbriciolano fini fini, e li macinate con il robot da cucina. Io uso il pistello perché dopo non c'ho voglia di pulire il robot da cucina, ma voi fate come preferite. Scegliete dei biscotti che si disfano bene, che diventano come la farina, facili da schiacciare, non duri. Mi sono messo in una ciotola più grande perché l'altra era troppo piccola, bisogna far vedere anche gli errori, eh. Sapete che se la muovete così i pezzi grossi vengono su e la roba fine va più giù. Intanto 120 g di burro, la mettete nel microonde in un pentolino, semplicemente a sciogliere. Non volete usare il burro? Va bene la margarina, però il burro è meglio, la margarina poi vi resta un po' più dura nel biscotto. Versare il burro caldo un po' alla volta sopra i biscottini schiacciati e mischiare bene. Gabriele, posso usare meno burro? Puoi scendere al massimo a 100, ma non di meno, perché sennò dopo la base ti si sbriciola tutta, non sta insieme, perché il burro serve proprio per tenere insieme la base. Ho sporcato con poco burro tutto l'interno della teglia e poi l'ho foderato con della carta forno e adesso ci butto dentro i miei biscotti sbriciolati. Distribuite equamente, democraticamente, tutte le bricioline e poi con un bicchiere o con un batticarne, con qualcosa di pesante, con una mazza da 5 kg, lo schiacciate per bene per creare una specie di cialdona, ecco. Le dosi che vi do sono per una teglia, diametro al centro 20 cm, potete usare anche quelle da 18 che sono più diffuse, però il biscotto e la torta vi verranno più alte. Potete magari diminuire un pochino le dosi se avete la teglia da 18. Metto in frigorifero giusto il tempo di fare il ripieno. Colla di pesce, bisogna ammorbidirla. Questi sono 6 fogli, però sono quelli piccolini, sono 12 grammi. Per la colla di pesce guardate sempre i grammi, non il numero, perché a volte sono lunghi, a volte sono corti. 12 grammi, uno alla volta, non tutti insieme, uno alla volta nell'acqua fredda per 5 minuti, così si ammorbidiscono. Non metteteli tutti assieme perché vi si incollano tutti in un blocco solo. Panna fresca, 250 ml, ne metto dentro un pochino, un quinto, circa 50 grammi o ml, in un pentolino piccolo e l'altra la tengo da parte. Mettete il pentolino sul fuoco, sul fornello, e la scaldate senza farla bollire tanto, la scaldate un po'. Nel frattempo guarda la colla di pesce come si sta ammorbidendo, non aver paura che non si scioglie, diventerà soltanto molle come la medusa. Questi 50 ml qui di panna calda, che adesso è calda, non è bollente, è semplicemente calda, intorno ai 60 gradi, non la faccio neanche bollire, serve solo per far sciogliere la gelatina. Quindi prendo la mia gelatina che si è ammollata nel frattempo, senza acqua, la scolo un pochino e la butto nella panna. Ripeto, non deve bollire, serve solo che si scaldi un po' per sciogliere la colla di pesce. Guardate, è già sciolta, non ha neanche bollito, la tiro via. Ciotola comoda, 500 g di formaggio spalmabile, 130 g di zucchero a velo, vanigliato o non vanigliato, come preferite. Potete fare dai 110 ai 140 g, come preferite, se la volete più dolce o meno dolce, ma non più di 140, altrimenti diventa troppo dolce. Se lo zucchero è vanigliato va bene così, se non è vanigliato ci mettete un po' di aroma di vaniglia. Scorza di limone o di arancia, a piacere. A fruste spente gli date qualche giretto, perché se l'accendete con tutto sto zucchero, puff, fate tutta la cucina. Gabriele, posso usare la ricotta al posto dello spalmabile? Sì, è più economico, è anche più magro, però tieni conto che con la ricotta verrà un po' più pastosa, si sentirà un pochino in bocca, comunque si può usare. Accendete le fruste, nel frattempo ci mettete a filo un po' alla volta la panna che ha dentro la gelatina. Incorporata la prima panna, ci mettiamo anche l'altra che avevamo tenuto nel barattolo. Ricordo, la panna totale 250 ml. Aumentare la velocità e montare per 5 minuti, deve diventare bella schiumosa, piena di aria. Fatto. E riempire la teglia, che nel frattempo il biscotto si è indurito, quindi lo riempite per bene, a cucchiaiate generose.
Prima di riempire la teglia, spalmatela già nella parte bassa, così dopo non diventate matti, non vi restano buchi. Guardate com'è bella schiumosa, liscia, morbida, sembra una nuvoletta questa crema qua. Così deve essere. Ecco, spalmatela bene dentro e poi finite di riempire. Allisciatela un pochino, in maniera di renderla più piana possibile. Dategli anche quattro bei colpi così, però attenzione, se usate questi qui che si aprono, tenetelo da sotto, perché se vi si apre adesso viene fuori un casino. La nostra base cheesecake è pronta. Questa adesso va in frigorifero per 4-5 ore. Mi raccomando, frigorifero e non freezer. L'ideale sarebbe fare la torta la sera per la mattina, poi la mattina si prepara anche la salsina alle fragole da metterci sopra, che deve essere un po' gelatinosa, perciò mettiamo in bagno altri 2, ovvero 4 grammi di colla di pesce a bagno nell'acqua fredda, come abbiamo fatto prima, e li facciamo ammorbidire. Un pentolino qualsiasi, 150 grammi di zucchero normale. Strizzare mezzo limone, un mezzo limone bello succoso. Pulire mezzo chilo di fragole belle mature. Mi raccomando, le fragole sono quelle che danno sapore alla ricetta, alla torta, devono essere belle mature, rosso passione, non rosso gnegnè, rosse, belle rosse, profumate, buone. Cubetti piccolini. Guardate queste due fragoline, sono tutte e due belle rosse, però guarda, questa qui ha i semini color giallino, verdini, questa qui ha i semini rossi. Ecco, questa è una fragola buona, questa è una fragola gnegnè. Quando cominciano a bollire le fragole, tirate fuori dall'acqua i due foglietti di gelatina, una scolatina e via, scioglierli bene. Le fragole devono bollire circa 10 minuti, devono cuocere praticamente, devono diventare come una specie di marmellata. Aggiungete a piacere una scorzetta di arancia o di limone, che darà un ottimo profumo per arricchire. Guardate il colore, guardate la densità, via! Me le metto dentro nella bacinella dove avevo prima la colla di pesce a mollo, perché così si raffreddano prima. Guardate il colore, le fragole cotte devono avere questo colore qua. Se sono rosse acceso vuol dire che non sono cotte e dopo vi faranno acqua sulla torta. Il profumo di fragole è incredibile. Adesso lo lasciamo a temperatura ambiente a raffreddare. Dopo qualche ora di frigorifero, la sentite al centro perché è bello sodo, rimbalza, sembra una pallina di gomma. Siamo pronti, possiamo tirargli via l'imbragatura qua. Verificate che si sia staccata bene tutta. Via! Oh, bella soda! Prima di togliere la mutanda qui, toccate che sia bella soda anche sui fianchi, altrimenti va rimessa in frigo. Quando tirate via l'anello, avete due strade per quanto riguarda la salsa. Se voi volete le fragole messe già sopra, gelatinate, che hanno la stessa forma della torta invece che colare giù, gli lasciate l'anello, gli mettete dentro un centimetro, la ributtate in frigorifero, un centimetro di salsa di fragole, lei diventa bella gelatinosa e vi viene una specie di mattonella con gli strati, però io preferisco mettergliela sopra e farla un po' colare in giro, è una questione di scelte. Adesso con una spatolona tiro su, senza carta, e me la metto in un piatto. Guardate come sta su, bene, eh? Bella precisa, anche bella, che va giù. Gli mettiamo sopra la nostra confettura di fragole caramellate al centro, perché poi andare in giro va in giro da sola, eh? Cominciamo a metterla al centro, poi vediamo un po' come si comporta. Ne metto ancora un pochino, anzi ne metto ancora un pochino ancora, un po' più di qui, qui ne manca un po', ne metto un po', e adesso la spingiamo senza sfalmarla, lasciamo che vada da sola, soltanto la invitiamo ad andare dove c'è più bianco, dove vedete bianco voi la spingete che lei va da sola, non andate fino in fondo, poi se volete farla colare giù, per carità, ci sta anche bene, anzi adesso qualche collino glielo facciamo fare, però ecco, io mi fermerei così. Ne ho avanzata un po', la mettiamo sul gelato, è rossa e bianca, cosa ci manca? Gli mettiamo il verde, una fragolina piccola in cima e facciamo colare un po', basta accompagnarla un pochino qua e là, qualche colatura di rosso che ci sta bene secondo me. Vediamo un po' come si comporta se gli diamo una coltellata. Allora andiamo giù piano piano, sotto il biscotto bisogna andarci piano perché si spacca, quindi piano, si punta, si va giù, tacchete, tiriamo su,
Ole, bella, eh? Bella soda, guardate, bella. Ci metto sopra un pochino ancora di fragolina, che male non gli fa. Poi ci mettiamo anche una bella mezza fragola cruda, fresca, che fa un po' di colore, perché no? E poi la forchettina. E poi guardate come va giù, va. Beatrice, tocca a te. E dici che non ti do mai niente da mangiare. Ciapa qui. Una volta mi hai pensato. Sì, dai, dai, magna. No, ma guarda, guarda cos'è, guarda. Guarda qui, guarda cos'è. È morbidissimo, guarda che roba. Molliciosa. Sì, guarda che roba. Sembra un marshmallow, mi si chiamano quei cos'è. Guarda, guarda, ma è spettacolare. Il biscotto è più duro. Il biscotto bisogna rompere. Eccolo qui, bello croccante. Che lui è spettacolare. Sei finito di masticare là dietro? Vado? Sì. Cioè, adesso faccio la porcata, eh. Mezza fragola, ci metto su un pezzettino di cheesecake, poi ci metto su un pochino di sughetto, questo qui, e mangio. Sei qua per il burro? Ne rubiamo un pezzettino, eh. Piccolo, piccolo, piccolo. Non diciamoglielo, eh. No, 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 no.